Lo scalpello batte sulla pietra per dare una forma, per poterla incastrare con le altre. È così che inizia la costruzione del pilum. Il sostegno per le pergole che sorreggono i tralci del Nebbiolo, Acarema, Settimo Vittone, Nomaglio e Borgofranco d'Ivrea. La pietra e il legno che l'uomo ha usato per modellare questo paesaggio, fatto di pilun, muri a secco e graticci, provengono dai boschi e dalle cave locali, come la terra morenica, trasportata un tempo dai ghiacciai e che oggi riempie i terrazzamenti. Qui la viticoltura diventa architettura attraverso la sequenza dei pilun che si affacciano a valle dei terrazzi, mentre a monte i muri a secco creano ampi gradoni, i tupium, interrotti da ripide scale. Anfiteatri nella natura. Ma lo scopo di chi costruì questo paesaggio era pratico: sfruttare gli aspri pendii ben soleggiati e riparati per coltivare la vite, che ha bisogno di caldo e teme le gelate primaverili o gli umidi freddi del primo autunno. Ecco allora la pietra, che assorbe il calore durante il giorno e lo restituisce nella notte, creando un microclima particolarmente favorevole alla buona maturazione delle uve. C'è ancora qualcuno a Carema che continua a costruire i pilum. Si utilizza un modello in ferro riempito di pietre legate con malta. È un lavoro lungo. Ci vuole un giorno per portare a termine l'opera, mettendo il coronamento finale, una sorta di cappello, sempre in pietra. Può avere due forme, piatta oppure a U. Serve per sostenere il sumier, che all'altro capo poggia sul muro a secco o su un palo in castagno. L'orditura della pergola è complessa. Perpendicolare al sumier è poggiata la percia e ancora sopra il lassù. Infine la filera, un legno più lungo e sottile, talvolta sostituito da un filo posto a sbalzo sul fronte della pergola. Queste architetture di pietra e legno, che nei secoli hanno difeso il suolo dall'erosione, si estendono dai 300 ai 600 metri di quota. Il vino Carema è stato riconosciuto nel 2014 come presidio Slow Food per contribuire a salvaguardare un vino tradizionale e un paesaggio rurale, uno dei luoghi della viticoltura eroica in cui l'uomo e non la macchina sono al centro della produzione.